diventa divertente iniziale a parte, finalmente davvero posso gioire della fibra con soprattutto una banda piena, 100 MB in download e 20 MB in upload, che mi permette di estendere in maniera incredibile quello che è il concetto di cloud che avevo fino adesso immaginato e sfruttato. Ne ho sempre parlato sul sito, sul blog, con articoli, e adesso finalmente sfrutto i servizi che Google ci ha messo a disposizione, o Microsoft o Dropbox o chiunque altro vogliate. Finalmente ho attivato l'upload automatico delle foto su Google Photo, non ci vogliono più settimane per caricare la mia libreria, ma veramente è questione di minuti, e soprattutto posso caricare la mia libreria completa musicale su Google Music. Detto questo, una ADSL ha un modem, la fibra un altro modem. Io non sono esperto di modem router, non sono uno smanettone da questo punto di vista, quindi so che ci sono dei modem che costano anche 400 euro e so che ci sono firmware, modifiche, ed è possibile davvero creare dei sistemi particolarmente complessi. Oggi però vi propongo una sorta di recensione un pochino più mainstream, un pochino più da non addetto ai lavori, o meglio da utente esperto che però non ha una vera esperienza da questo punto di vista. Per questo sono andato su Amazon, ho fatto una ricerca rapida, ho guardato qualche piccola informazione su internet e alla fine ho scelto TP-Link, perché è un marchio noto e molto apprezzato da questo punto di vista, e in particolar modo ho scelto il modem AC600. È un modem router uscito recentemente, credo sia forse una delle prime recensioni che ho visto, almeno su Amazon, probabilmente sarà la mia. Ed è un modem router che costa circa 100 euro, quindi è una fascia abbastanza economica, ma mi ha convinto per tre motivi principali. Il primo è il fatto che è un modem con due porte USB, quindi mi permette di avere un print server che è già preconfigurato all'interno del modem, basta scaricare l'utility TP-Link, attaccare il cavetto USB della stampante alla porta USB ed ecco che automaticamente con un click vedrete la vostra stampante all'interno della rete del vostro ufficio o della vostra casa. Questo vi permetterà di stampare senza dover connettere fisicamente il cavo USB al computer della stampante, quindi avere la scrivania sgombra e la stampante in un'altra stanza, in una libreria o dove vogliate. L'altra cosa che mi ha convinto è il fatto che la seconda USB può essere utilizzata come storage, quindi potrete connetterci un hard disk USB e non soltanto vederlo all'interno della vostra rete domestica o di ufficio, ma anche condividerlo in remoto. Basta infatti entrare all'interno delle impostazioni del router, mettere un flag sulla spunta FTP remoto ed ecco che automaticamente, inserendo l'URL numerico dell'FTP, potrete dare l'accesso a chiunque da qualsiasi parte del mondo e con qualsiasi connessione al vostro disco fisicamente collocato accanto al router. Questo è molto importante, soprattutto nel mio lavoro, perché inserendo magari una password di accesso, che è sempre la scelta consigliata, posso dare accesso a tutti i miei collaboratori al mio disco fisico e posso permettere ai collaboratori di caricare contenuti all'interno del mio disco, modificarli, scaricarli e quindi avere una sorta di cloud per tutti, una sorta di intranet per tutti, di cloud interno per tutti, senza passare dai servizi cloud che comunque sto sfruttando alla massima potenza, visto che l'upload è praticamente immediato. L'altro aspetto che mi ha convinto di questo modem è il fatto che ci sono tre antenne, ha una portata quindi molto buona, di circa 45 metri all'interno di una casa, con mura, circa 4 mura rispetto alla parte più estrema dove mi prende il modem, e ha circa una settantina di metri in linea d'aria di copertura. Le antenne sono sganciabili, si avvitano e svitano, e quindi è possibile poi eventualmente andare a sostituire le antenne con antenne magari anche più performanti. Questo modem ha poi addirittura la possibilità di connettere una chiavetta 3G o LTE a una porta USB. Questo perché magari se vi muore la DSL per qualche motivo, voi potete agganciare la vostra chiavetta flat per andare in internet e condividerla all'interno della rete senza dover magari scambiarla tra il PC dell'ufficio, trovare la USB, andare a metterlo anche nel PC di vostra moglie. Insomma, potete condividerlo all'interno della vostra rete. È una situazione magari un po' limite, però questo modem permette di farlo. Inoltre è possibile andare a attivare o disattivare la rete wireless, che è dual band, quindi c'è anche ovviamente la rete 5 GHz, ed è possibile attivare l'una o l'altra o tenerle attive entrambe. Inoltre è possibile andare a fare uno scheduling dell'attivazione del wifi, quindi per esempio io ho scelto di spegnere automaticamente il wifi la notte, ed è possibile spegnerlo solo per una banda, solo per un'altra o per entrambe le bande, quindi avete la massima opzione possibile da questo punto di vista.
Chiaramente è possibile creare delle reti guest e la cosa interessante è che l'interfaccia di configurazione di questo modem non solo è responsive e quindi è possibile andare a visualizzare tutte le opzioni sia da smartphone, tablet che PC, ma è anche estremamente intuitiva. Ci sono due opzioni, impostazione base e impostazione avanzata, ma è comunque banale, facilissimo anche nella parte avanzata. E nelle impostazioni avanzate, oltre a tutto quello che vi ho già detto, è possibile anche andare a creare delle reti guest veramente in un attimo. Questo sarà molto comodo, soprattutto quando magari avete una festa, fate una cena, volete comunque condividere la rete, perché magari in casa, come nella mia casa, ci sono delle zone in cui non prendi il telefono. Ecco che in un click creerete la vostra rete guest e darete accesso con una password, se volete, oppure anche lasciandola libera, ai vostri ospiti senza che questi interferiscano con la rete del vostro ufficio, con i vostri dispositivi o che abbiano magari accesso a delle sezioni che voi non volete far vedere. Ovviamente all'interno del modem ci sono poi tante altre opzioni, tra cui il parental control per chi ha necessità di controllare la navigazione dei figli. È possibile poi controllare quanti pacchetti, megabyte e quindi tutte le statistiche relative al consumo dati e a quanto è stato effettuato sia in download che in upload. Ed è ovviamente possibile connettere anche tanti oggetti domotici. Io in particolare sto iniziando adesso, proprio grazie alla fibra, a entrare in questo settore, perché fino ad oggi purtroppo senza un upload decente pensare di utilizzare anche sistemi di sicurezza video domestici era davvero difficile, perché lo streaming video era di scarsa qualità. Fortunatamente adesso con l'upload a 20 mega ho potuto fare una scelta e ho scelto Netgear Arlo, configurazione base, quindi Netgear più una sola telecamera, e ho connesso tutto al router. Quindi in questo momento, oltre alla stampante, l'USB e il disco NAS, eccetera, eccetera, c'è anche la basetta Arlo attaccata al router. Netgear Arlo funziona molto bene, di facilissima configurazione, veramente. Tra l'altro non c'è neanche la possibilità di accedere direttamente all'URL della basetta per configurarlo, ma basterà scaricare l'applicazione sul vostro smartphone, oppure ancora sarà sufficiente accedere dal web alle configurazioni Netgear per connettere la vostra rete video domestico di ufficio. Se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere nei commenti. So che sono stato un po' prolisso, però è un argomento nuovo, quindi se vi interessa vedere ulteriori approfondimenti da questo punto di vista su HDBlog, mettete un like sul video e lasciate un commento. Ciao da Nicolò.